Ania si è ricordata di ciò che ho fatto con Shoshana. Ha una sua idea. E mi ha chiesto se potesse funzionare anche con te. È stata lei a mostrarmi i corpi di supersoldati potenziati geneticamente. Ha persino recuperato le tue armi dalle rovine di quella fattoria. Non ho mai visto una tale tenacia. Tienitela stretta. Seth, perché mi hai preso? Io l'amo. I got kids on the way! And I'll be damned if I'm gonna raise them in a world run by these Nazi assholes! With the power of thunder! Immagino che vorremmo sentire un attimo cosa hanno da dire un po' tutti riguardo alla nostra ritrovata situazione. Tu, lemur, gatto, bestio, coso, ti stimo profondamente adesso. Ora, non ho intenzione di rifare la Kill House, non mi interessa particolarmente. E quindi... Ehi, là... Vediamo cosa abbiamo di nuovo. No, Herr Blaskovic, oh, Herr Blaskovic. Sì? Ho visto in televisione quello che le ha fatto. È stato orribile. Sì, tua madre. Mi dispiace. Non scappare. Mi dispiace così tanto. Anche a me, ma... Ora devo davvero fare pipì. Ah. Ma sono così felice di rivederla. Sì. Io mi tapperei il naso. Oh, 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 ok. Oh, my God. Era un bel colpo, eh? Capisco. E... Maya, cosa leggi di bello? Formule. Fisica? Matematica? Molto interessante. Sono, tra virgolette, contento che ti dispiaccia. Ehi là. Niente, eh? Camera mia. Ehi là. Stai dormendo? Oh, sto solo cercando di riposare prima che arriviamo a New Orleans. È un viaggio così lungo. Mi serve qualche minuto. Vieni qui ad abbracciarmi, William. Certo. L'ho incontrato, Anya. L'ho visto e non ho avuto paura. Oh, William. Parla di Dio? E tua madre? Oh no, del padre, ovviamente. Di nostro padre. Cos'è successo nel garage? Già. La prima volta che avete tentato di salvarmi, gli uomini di Engel vi hanno attaccato nel garage. Ho sentito gli spari. Oh, è stato facile. Abbiamo solo usato qualche piccolo trucchetto. È la stessa cosa che mi ha detto Super Space. Ehi. Non hai risposto alla mia domanda. Si è addormentato? No, come avete fatto? Sono vivo. Oh, diavolo. Non sono in paradiso. Ok, amore mio. Riposati. L'uomo del momento. Così pare. Maiale? Tutto a posto? Parrebbe di sì, fantastico, sempre in salute. E qui pare tutto in ordine. Vediamo oltre. Vado a vedere se Grace ha un lavoro per me. Voglio sfruttare il mio nuovo corpo. Esatto, sfruttiamo il nostro nuovo corpo. L'avrei sfruttato anche con la nostra futura donna per la vita e madre dei nostri figli, ma
Ora era un pizzico stanca, comprensibile. Facciamo un giro totale. Lettera di Albert, 1 ottobre del 1946. Lani, qui al club suonano la nostra canzone. Sai, quella che hai detto che ti fa girare la testa, che ti fa sentire leggera come l'aria. Sì, sta facendo tardi qui. Leggiamola meglio. Si sta facendo tardi qui. Ha molto più senso. La pioggia picchietta sulla finestra. Vorrei che tornassi da me, piccola, che tornassi qui al club. Il posto adatto alla tua bella voce. So che hai preso una decisione, ma sento il bisogno di dirti che il mio cuore è a pezzi. Ti penso ogni giorno. Ti sogno ogni notte. Cerco di scrivere canzoni, ma finiscono tutte nel cestino. Quando te ne sei andata ti sei portata via anche la mia voce. Rispetto la tua decisione e so che c'è molto lavoro da fare per la comunità afroamericana e hai ragione. Qualcuno deve fare qualcosa. So che hai ragione. Ma devi essere proprio tu a farlo. So solo che mi manchi. Mi manca il modo in cui la tua pelle splendeva sotto la luna sulle lenzuola stropicciate. Mi manca il modo in cui cercavi di non ridere quando mi raccontavi le tue barzellette. Mi mancano i tuoi commenti intelligenti sulla politica estera quando leggevi il giornale a colazione. Mi manca tutto questo e anche di più. Se mi vorrai ancora, amore mio, torna da me quando la tua lotta sarà finita. Sarò qui ad aspettarti. Tuo per sempre, nel corpo e nell'anima. Albert. Romantico e... beh, un po' egoista, ma in amore si finisce spesso per esserlo. Yuhu! È tornato! Wow, oh yeah! Amico! Il pesce spaziale è uscito dall'acquario! Grazie, Wyatt. Ti vedo in forma, Blaskovic. Sembri più forte di sempre. Continua a nuotare, pesce spaziale. Ehi, Wyatt! Stammi lontano! Mi stai facendo paura, amico. Ancora sotto gli acidi, sta? Scusami, amico. Ho avuto una visione. Oh, diavolo. Che intendi con visione? C'era una pila di cadaveri fuori da casa nostra. Allora uscii dalla finestra e scesi aggrappandomi ai corpi. E giù, in fondo, vivevano questi ratti magici. Oh. Squittirono nell'orecchio il segreto più terribile e meraviglioso. Cioè? Questo mondo è una menzogna, amico. Il mondo è una menzogna. No, no, no. Non è una bella menzogna. No, infatti non pare il top. Stai andando fuori di testa. Sto bene, Bombate, tutto a posto. Sono solo un po' stufo di questo costante che mi ronza in no, testa. No, 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 fai una pausa. Dormi un po'. Sto ma... bene. Devo solo... Quanto male gli ha preso? Dormire. Ora. Non ha ancora mai dormito? Ok. Sì, è un'ottima idea. Se, direi proprio di sì. Va a dormire, ragazzo. Ok. Con calma... sdraia ed allunga i piedi anche sull'altra sedia, guarda. Bravo, bravo, già vedo che l'approccio è quello corretto. Ok, e uno, e due. Sento qualcuno che piange. E a posto. Da Grace ci arriviamo a breve. Voglio prima continuare il mio giro. Sai, sono preoccupato per Wyatt. Oh, pure io, guarda. Da quando Frau Engel gli ha tagliato l'orecchio, dice cose strane. Come se fosse su un altro pianeta. È più un discorso di droghe, credo. Ah, forse non è niente. Ma anche tu hai problemi, visto e considerato quanto i sottotitoli siano sempre e costantemente fuori sync con i vostri dialoghi, ma... ok, anche lì ci sarà sicuramente di peggio. Qualcos'altro qui? È vero quello che dicono, Connie? Stiamo andando a New Orleans? Tecnicamente. E cosa andiamo a fare a New Orleans? Boh, qualcosa. Grace l'ha spiegato, ma non ho capito bene. C'è ancora resistenza a New Orleans? Così pare. Ok. Magari ci aiuteranno a combattere i nazisti. Non sarebbe grandioso? Penso sia il piano. Non parli molto. Connie? Lo so. Che ti è successo dopo la bomba su New York? È meglio che tu non lo sappia. Puoi dirmelo, Connie. Non ho niente da dire. Ma tu non ne hai parlato con nessuno. Forse parlarne ti farebbe stare meglio. Papà diceva sempre che tenersi tutto dentro non va bene. Le cose brutte devono venire fuori. Così vedi che non fanno poi così tanta paura, dopo tutto. E va bene. Le sirene suonavano. Sono corsa nella metropolitana.
Il soffitto è crollato quando la bomba è esplosa. Mi sono svegliata. Fumo, fuoco, corpi dappertutto, braccia e gambe, gente accecata che annaspava. Grida e pianti. Orribile. L'aria puzzava di capelli bruciati. La faccia di papà si è staccata dalle ossa. Oh. Mamma bruciava cercando di reggersi sui piedi fratturati. Il mio fratellino è rimasto schiacciato sotto un blocco di cemento. Il sangue gocciolava sui binari. Poi... silenzio. Oh, fifan di Getelvete. Mi spiace così tanto, Connie. Parlarne ti ha fatto stare meglio? Non credo. Ah, ok. Non ti disturbo più, allora. Ciao. Pace. Pace, sorella. Bella barca, amica. Pace. A te ne serve più che a molti altri. Virginia Occidentale, le precedenti notizie di disordini in seguito all'attacco terroristico di Roswell sono state confermate come false. Fonti ufficiali affermano che si trattava di manifestazioni pacifiche contro il terrorismo. Proseguiamo con altre notizie. L'ultima vittima di Terror Billy è stata suo padre? Dopo l'esecuzione del leader dei terroristi William Joseph Blaskovich è stato rinvenuto il corpo di un uomo pugnalato a morte nella casa natale di Terror Billy a Mesquite. Era un'accetta, più che una pugnalata, ma quasi, quasi. Informazioni quasi accurate, il che mi fa strano. Ma credo che non ci sia molto altro. Vediamo la cantina, giusto? La cantina ci sono, ok. Qui in fondo al magazzino ci sono altre patate o cose che possiamo voler prendere, non credo. La cantina in genere è un luogo interessante. A Varsavia mangiamo piccante, capito? Non in molti sono stupiti di vedermi. Spero comunque. Che non faccia schifo. Nonostante la nostra testa sia stata attaccata a un altro corpo. Beh, mi fa piacere comunque che non si sia di amico. Ampie vedute. Wow, capitano, sei indistruttibile. Un carro armato umano, ecco cosa sei. Ah, più che altro sono ricomponibile, guarda. È leggermente Alessandro, diversa. Dimmi, perché la gente non parla con me? Beh, io... Perché sei strana, donna, ma non ok, saprei. Sei anche buona, ti dai. Prego, dimmelo. C'è qualcosa che non va nel mio aspetto? Ma guarda il tuo sguardo. Sei una bella donna. Allora puzzo? No, no, anzi, profumi di gelsomino. E allora? Diciamo che hai personalità. Più di una. Che c'è di male in questo? Cioè, a volte parli in modo strano. Pardon? Dico quello che mi fa dire la voce nella mia testa. Giusto. Appunto. È proprio quello che spaventa la gente. Che cosa hai detto ad Abram l'altro giorno mentre eravate a pranzo? Gli ho raccontato del mio periodo in ospedale a Parigi. Che c'è di strano? Ehi, calmati. Di come ho accoltellato e fatto a pezzi il dottore. Ecco. Che cosa c'è di strano? Ma è la verità? Il dottore voleva infilarmi un trapano in testa. No, no, ma hai fatto bene. A volte la verità spaventa la gente. Ti voleva lobotomizzare. Ti voleva lobotomizzare, ma hai fatto bene a difenderti. Poi certo, magari i dettagli cui racconti il tutto e i modi, lì può darsi che ci voglia un po' di lavoro. Ma intanto sono comunque passi avanti. E altre patate. Attenzione, magari prima di andare da Grace ripassiamo un po' dal maialone rosa di Max, potrebbe fargli piacere magari. Signor Blaskovic, mi serve il suo aiuto. Ok. Il mio amico, il signor Stubbins, ha dimenticato di prendere le sue pillole e ora è in stato confusionale. Si è chiuso nei vecchi alloggi dell'equipaggio e non vuole uscire. Ha usato le trappole a microonde di Seth per tenere tutti alla larga. Dobbiamo tirarlo fuori di lì. Così posso dargli le medicine. Per il suo bene. Ok, Irina. E la prego, non gli faccia più male del necessario. Sono d'accordo anche sul non fare più male del necessario. Il problema è che non vedo come poter passare qui.
A meno che... io non possa fare quello che ho appena fatto, ok. Sì, dovremmo potercela fare. Dall'alto, ma... rendi inoffensivo il signor Stubbins. Ok. Qui è tutto abbastanza complicato a gestirsi, mi pare. E vorrei passare... ma... non è possibile. Possiamo scendere senza morire sul colpo? Ok, dove diavolo siamo? Questo luogo non mi dice... nulla se non morte istantanea dietro le porte. Giusto. Vince ha dimenticato di prendere... E la prego, non gli faccia più male del necessario. No, no, siamo d'accordo che il tutto è un attimo delicato. Anche perché ho visto che qui muoio malissimo con una facilità improbabile. Allora... scendere di qua va bene, andare indietro di là non va bene e avrei dovuto notarlo. Quello è un generatore? Sì, ma questo non ha cambiato la sostanza delle cose. Anche di qui è tutto bloccato, maledizione. Ok, allora. No, non lo sai. Non lo sai. Allora possiamo... pure qui in alto è bloccato il tutto. Inizia a essere un discorso molto delicato. Allora, lì in alto siamo bloccati. Qui possiamo andare. No. No, caro mio, non mi importa quasi nulla delle tue ghiandole cerebrali, ma... mi serve per i miei pensieri! Certo, certo, nessuno toccherà i tuoi pensieri. Oddio, dimmi che non devo saltare al volo là. Oh, sono caduto, non era quello che volevo succedesse. Possiamo passare qui dietro? Sì. E là? E qua su? E voilà. Ok. Non vedi che serve a me? No. Vedo. Ma se io passassi anche qui sarei morto? A posto. Stai buono, ragazzo, buono. Beh, sì, ti ho calmato. A posto. Spero che si siano spente anche tutto il resto delle... ok, pare che si sia un po' sedato tutto. Questo ragazzo comunque dovremmo portarlo con noi nelle missioni e addestrarlo a una operazione sul campo. Credo che ci potrebbe essere molto utile. Guarda qui che cosa il diavolo aveva creato. E là. Grazie. Grazie, signor capitano. Ora mi prenderò cura io del signor Stubbins. Certo. A posto. Potenziamento per Bipo desbloccato. Allora, noi il costruttore non l'abbiamo. Sarebbe bello poter avere... forse si possono sbloccare in momenti secondari anche gli altri? Comunque, penso che abbiamo sbloccato vigore. La salute sovraccarica diminuisce solo dopo aver subito danni. E tutte queste qua erano commissioni secondarie, ok, ok. Beh, questa è tanto però. Finché non si subiscono danni non inizia a scendere, è tantissimo. Wow! E rischiavo di non trovarla questa situazione con Irina. Era molto facile non trovarla. Ma invece... bene così. Grace?
Ehi. Come andiamo, Grace? Cazzo. Blaskovic, sei un figlio di puttana duro a morire, lo sai? Bah, insomma. Cos'è questa roba? Quello che Specie ha portato via da Roswell. Ha preso ciò che poteva dal centro di controllo e l'ha buttato qua. Non ha rimesso in ordine. Non è un problema. Era un bravo ragazzo. L'ho visto morire. Non ho potuto aiutarlo. Cosa ha detto? Quando? Le sue ultime parole. Quali sono state? Tipo, è andato laggiù? Sono stati gli alieni. Ah, infatti. Figlio di puttana. Ehi, Seth. Oh, Ingle, come stiamo andando? Ciao, Grace. Questo è suo? Cos'è? Dove l'hai trovato? Era tra le cose di Specie a Roswell. Era al sito dello schianto del 47. Sembra... No, non può essere. Ma Gottenoi. Gottenoi. Sono... scusatemi. Scusate. Scusate. Grace. Ci siamo, Grace. Un attacco in piena regola. Voglio i motori caldi come dei fottuti forni. Andiamo a tutta velocità, sorella. Sì, signora. Preferisco. Siamo diretti al ghetto di New Orleans. Vieni, Blaskovic, siediti. Nel ghetto c'è uno degli ultimi gruppi di resistenza americani guidato da un certo Orton. Dopo la guerra, i nazisti hanno costruito delle mura intorno alla città e poi hanno radunato le persone indesiderate e le hanno sbattute lì. E Orton, i suoi compagni e tutta quella gente sono chiusi lì dentro nelle peggiori condizioni immaginabili. Ora, visti gli eventi recenti, i nazisti hanno cambiato strategia. Squadroni della morte che uccidono chiunque incontri. Cazzo, epureranno la città finché non sarà vuota. Era l'unico... Dobbiamo fare qualcosa. Proprio così. Possibile. Il tuo nuovo corpo è pronto a uccidere qualche nazista? Più pronto che mai. Mi sento inarrestabile come un fottuto treno. Tu sei un treno inarrestabile. Prima di arrivare a New Orleans, devi fare una puntatina a Manhattan. Di nuovo? Quindi leggi il briefing. Attiva la mappa di guerra laggiù e controlla la schermata di informazioni di Manhattan. Va bene. Ah, Blaskovic. C'è una cosa positiva in tutto questo casino. Ah sì? Cosa? La tua esecuzione è su tutti i notiziari. I nazisti pensano che tu sia morto. Ma temo lo sapranno presto. A meno di non mascherarmi. Non si aspetteranno un tuo attacco. Potrei diventare un supereroe o un super terrorista. Una delle due. E noi non possiamo ancora utilizzare Enigma, eh? Peccato. Immagino però che si potrà fare presto. Ok, cosa posso fare da qui? Nulla. Qui dovremmo stare abbastanza bene. Ah, avevo preso delle patate per il maiale di Max però. Aspettate un attimo. Allora, intanto di là 29 metri, ma... Se non ora, non disturbarmi. Via di qui. Ok, sei preso. KD, sei americana? Sì, tesoro. Perché me lo chiedi? Hai visto qualche film prima della guerra? Sì, un paio di volte con mio marito. Mi piacevano i film. Pensavo, io sono una scrittrice. Forse potrei scrivere un film. Sembra divertente. Why not? Inglese, tesoro. Se ci provo, magari ce la faccio. Joseph Conrad non era inglese, no? Ah, ho paura che non sia semplice girare un film con quei porci nazisti al potere. Investono un bel po' di soldi nell'industria cinematografica. È il modo migliore di fare propaganda. Come quel film che stanno girando su Terror Pilly. Non c'è niente di vero, ma vogliono farti credere che lo sia. Sì, immagino non sia grande pubblicità. Scrivere un libro, anche quello, se lo pubblichi e poi lo diffondi in maniera del tutto privata, potrebbe avere senso, ma non sarà facilissimo. Allora, quest'area tra l'altro non ero passato. No, non c'ero passato di qua.
Ok, continua a mancare. Perché non, il mio senso di orientamento veramente è così pessimo? Salve. Salve a lei. Tra l'altro non ero neanche andato quassù. Verso l'hangar, che sarà chiuso, immagino, ormai. Oh. È aperto? C'è qualcuno che vuole parlarci qui? Oh, guarda Max. Non mi aspettavo di trovare aperto. Bello rivederti. Chi ha parlato? Qualcuno qua sotto? No. Ops. Mi sono alzato un pizzico troppo. No, ok, non so chi abbia parlato, ma è reciproco. Reciproco sì. Andiamo da Max. Boldo è morto, fratello. Non so se te l'hanno detto. Eravamo ci sono un sacco di equazioni matematiche. Per una missione. Può essere un po' complicato. Ma conosco bene la macchina Enigma. Quindi penso di poter essere d'aiuto, Herr Blazkowicz. Fantastico, ragazza. Fammi vedere un po' qua. Diario di Sigrun, giugno del 56. L'anno dei miei. Caro diario, ho pianto tutta la notte. Oggi la mamma mi ha messo terribilmente in imbarazzo. E a soli 2 giorni dal mio 15° compleanno. C'era una cerimonia alla Lega. Ero in fila con il resto delle ragazze. La mamma era in piedi vicino a me, come tutte le altre mamme. Sembrerà stupido, caro diario, ma non avevo idea che ci sarebbe stata una celebrità alla cerimonia. Alla fine della fila c'era un uomo molto basso e goffo. Stringeva la mano alle ragazze della Lega e veniva verso di me con e la mamma. La mamma mi ha guardato e ha sussurrato. Sigrun, tira in dentro le guance, così. Quindi ha fatto una faccia stupida tirando in dentro le guance. Caro diario, aveva davvero un aspetto idiota. Allora le ho detto, perché mamma? Perché sei obesa. Su, tirala in dentro. So come reagisce quando le disobbedisco. Mi insulta, schernisce il mio peso, che cerco quotidianamente di ridurre. Allora ce l'ho messa tutta per fare ciò che mi diceva. Non credo che abbia funzionato molto bene. L'uomo basso che stringeva le mani si è fermato di fronte a me, guardandomi dritto negli occhi. Ho alzato lo sguardo incontrando il suo e ho realizzato che mi trovavo di fronte al Führer in persona. All'inizio ero mortificata. Lo fissavo come un idiota. Poi ho sentito mia madre darmi un calcio sulle gambe, molto forte. Allora ho alzato il braccio in un saluto e ho urlato «Heil Hitler!» più forte che potevo. Ha fatto uno strano sorriso e mi ha salutato con noncuranza. Mi sono rilassato un poco. Poi ha detto «Siamo un po' rotondette sulle guance, eh?» Credevo di scoppiare a piangere. Poi ha proseguito di fronte alla mamma, che aveva uno sguardo omicida. Ho visto quello sguardo molte volte. «Heil Hitler!» ha detto la mamma, ripetendo la procedura. Il Führer ha detto «Ha una bella figlia, Obersturmbannführer Engel». Ma si ricordi, un corpo malsano è segno di una mente debole. Le consiglio di mandarla a una clinica per la perdita del peso, prima che la sua salute peggiori ulteriormente. O qualcosa del genere. E la mamma ha detto, sì, mein Führer, è solo una fase adolescenziale. Certo, certo, ha detto, perdendo immediatamente interesse in me e nella mamma, continuando lungo la fila di ragazze. La mamma mi ha guardata. Ha cercato di tirare in dentro le guance, ma ho iniziato a piangere sommessamente. Allora mi ha schiaffeggiata. Un forte schiaffo sulla faccia. Mi è uscito il sangue dal naso. Questa è stata la mia giornata. Ora credo che ascolterò un po' di musica prima di andare a dormire. Sigrun ha disegnato molti cuori e occhi piangenti alla fine della pagina del diario. Oh, povera cavolo. Dai. Che bel incontro col Führer. Troveremo mai Max? Inizio a avere dei dubbi. Ecco qua. Oh. Contento ora, suino? E anche oggi abbiamo mangiato. Ora, procediamo realmente, va? Di qua. Attivabile adesso il tutto? Sì. Martello di Eva. Fin qui ci siamo. E... devo andare qui. Traccia rotta per la zona del bunker antiatomico. Aspetta un attimo. Abbiamo delle alternative? No, direi di no.
Oh yeah. Con tanto di decorazioni di Max. Vai in fretta, Blaskovic. Il livello di radiazioni è molto alto. Ok, e noi non abbiamo più quella bellissima tuta. Sì, stiamo perdendo attivamente vita. Ok. Ops. Non avevo capito che ci fossero simpatici visitatori qua. Ora, la pistola in teoria abbiamo dato già i colpi magnum, credo. Il sovraccarico non dovrebbe scendere finché non subiamo danni, ma adesso danni ne subiamo continuamente perché... Blaskovic, trova il modo di entrare nel bunker nucleare prima che le radiazioni, ecco, ti uccidano. Sì, sì, capisco il punto della questione. Finché troviamo medikit, però, il tutto va abbastanza bene. Armatura non è un problema. Ora, possiamo togliere comunque questi colpi magnum. Ma lasciamole. Le reazioni sono abbastanza veloci nel danneggiarci. Vorrei capire davvero il binomio silenziatore più magnum che effetti abbia. Oh... Questa vita è molto importante. Ci dà autonomia, ci dà più modo di ragionare con calma, se così si può dire, e avanzare senza buttarsi a capofitto. Certo, non possiamo stare fermi. Lancio da distanza. Ha funzionato, stranamente. Davvero non ci avrei sperato. Ma ha funzionato. Ora io non capisco perché non riusciamo a prendere nemmeno un diavolo di... Oh sì, ho armatura al massimo, è vero. Un diavolo di maschera antigas da questi signori. Forse sarebbe tutto troppo semplice, capisco, ma... Avrebbe comunque fatto piacere. In ogni modo, davvero, con questi nemici è inutile la Magnum. Potremmo provare a fare delle uccisioni stealth su esseri un pizzico più corazzati. Ma adesso davvero è il rumore per... Nulla. E... Lì è pieno di gente. Forse qui dalla distanza potrebbe avere anche un po' di senso usare la Magnum. Diavolo? Non male dalla distanza. Non male dalla distanza. Quelle voci nella testa davvero hanno dato un bel suggerimento a utilizzare questo tipo di colpi. Su era una strada alternativa, vero? Immaginavo. Molte radiazioni. E c'erano anche dei morti che non ho ucciso io per caso? O mi sto perdendo qualcosa? Davvero munizioni dovremmo averne a iosa, a quanto ho capito. Qui non abbiamo modo di accedere per ora. Vita. Grazie. Controlliamo anche bene i vagoni. Stiamo bene anche con le munizioni per il fucile a pompa. Questo mi fa moltissimo piacere. Qui sarebbe bello avere una torcia, ma credo che non sia un'opzione.
Altra vita, ok. Ok, quindi mi sento a un impasse. Al bunker non si... Oh. Qui saremmo potuti entrarci se avessimo avuto un'altra tipologia di potenziamento. C'è qualcosa da raggiungere in alto, forse. Infatti. Devo iniziare a osservare maggiormente la verticalità, credo. I nazisti conservano le informazioni rubate nel centro di comando. Devi trovare il modo di entrare. Trovato. Credo. Ok, ok. Ci stiamo rivitalizzando. Ah. Oh, well. Bunker nucleare. Situazione nazisti all'interno del bunker. Mappa. Ok. Quanto è grande quest'area? Abbastanza, ma non troppo. Classifichiamola così. Immagino che sarà anche abbastanza, ma non troppo difesa. Voglio sperarlo, in realtà. Probabile che sia troppo difesa, appunto. E abbiamo un segnale rilevato. Togliamo la Magnum per ora. Non sappiamo quanto in più si sentono i colpi, ma è probabile che sia rilevante. Ora, in teoria, esatto. Non dovrebbe iniziare a scendere la vita finché non veniamo danneggiati. Questo è molto utile. Anche qui ci permette di arrivare a livelli di overcharge vitali molto elevati. Fase esplorativa. 31 metri di là. Questo è un elevatore che ci mette di salire, ma a noi non serve. Lì potevamo passare sotto, ovviamente. Purtroppo non si può fare lo stesso discorso con l'armatura. Non possiamo andare. Questi sono un bel po' di passaggi, eh. Questo è il nostro. Eccolo là. Das Gesundheitsministerium hat an den Ami-Schulen jeden Sport außer Gymnastik und echtem Fußball verboten. Oh? Addio. Vediamo. Erano solo loro tre? Sì. Stai buono. Lui è, non è stato fatto partire. Nessuno ha utilizzato questo. Sembra essere andato tutto bene. Quasi indolore. Ci credo poco. Prendiamo il codice Enigma. Preso. Qui sotto sento che ci saranno altre persone. Munizioni. Speravo in della vitalità a questo punto. Eccola qui. 200 credo che sia il nostro assoluto massimo. E qui siamo tornati esattamente dove eravamo poco fa. Per sicurezza. Non volermene. Bene, chi è il prossimo? Non volermene. Questo mi preoccupa. Sempre con calma, signori. Finché la situazione è questa e non ci sono allarmi vari, non abbiamo fretta. Questo è lo spiedo. Qui sotto abbiamo un passaggio. Lì vi è una leva, direi. No, credo davvero che non ci sia nient'altro qui.
Quindi se dovessi chiedere una direzione seppur generica, di qua. Ma questa... Ok. Non è una leva. Ah, c'è un passaggio, ok. Il tutto qui viene sigillato momentaneamente. Da là si sarebbe passati. Questa zona chiusa mi preoccupa un pelo. Comunque abbiamo entrata e uscita. Ok. Uscita. Per dove è da capire? Pieno di elmetti a terra. E su questo davvero non c'entriamo niente. Altra accetta e... siamo davvero al massimo in tutto. Con calma. Ecco un altro bel segnale. Ovviamente. Forse lì potremmo attivare la Magnum in caso. Come mai ci sono tutte queste armi lasciate in giro? Lì dietro, abbiamo un'arma, penso, piuttosto potente. Esatto. Ma adesso ancora non ci serve. Ricordiamoci giusto la sua posizione. Metri. Lì non possiamo passare. Ah, lì potremmo mettere fuori gioco uno di quei affari. Disattiva le porte rinforzate. Sarebbe bello. Non posso. Non mi era apparso il messaggio per disattivarlo, ma bene così. Forse è sotto. Forse è al centro di questo affare, proprio sotto di noi. Se ne sono accorti? Forse? Ho sentito delle grida? Qualcuno sta correndo in giro. Tu muori intanto però. Nel dubbio. Lì ce n'è uno bello grosso. Ma non hanno ancora dato l'allarme e ora non potranno più darlo, questo è ovvio. Allora. Andiamo di Magnum. Non mi hanno sentito davvero, anche se era colpo Magnum? Ok, la pessima mira, ma... dovevo prendere il codice Enigma, non ce lo scordiamo. Dove diavolo? Non è possibile che abbia la mira così male il colpo Magnum. Ok, dovrebbe aver preso fuoco. Non so se è esploso o meno una volta che prende fuoco là. Spero. In ogni modo nessuno sta venendo a cercarci, il che è assurdo, ma... bene così.
preso. Nessun'altra munizione da prendere. Mi diverto molto con questi. Ok, sta arrivando qualcuno. Quanto saranno efficaci? Ok. Ok, ci troviamo di fronte ad un'arma decisamente potente. Con pochi colpi allo stato attuale. Ma decisamente potente. E abbiamo subito un danno. Oh, oi. E... ok. Eccoti qua. Codice Enigma e munizioni. Ti ho preso per bene. Qui nessuno utilizzerà una pistola, immagino, ok. E lì... non è dove siamo passati prima, è un'altra camera. Ok, adesso... ci siamo divertiti, abbiamo visto un po' il tutto. Dire... cosa abbiamo qui? Un bozzetto. Siamo noi! Prima di attivare qui il tutto... avrei piacere a selezionare delle armi un pizzico più consone. Non passando da qui a quanto pare. Cartolina di Carla, 12 giugno del 61. Albert, sono qui da un mese e posso dirti con certezza che Providence è davvero una strana città. La recente ondata di crimine che affligge la zona rende pericoloso girare per strade di sera. Nelle numerose interviste ai cittadini ho sentito parlare di mutanti e abitanti selvaggi e feroci, forse avvelenati dalla radioattività della bomba di New York. Ora dormo in un motel malmesso, il proprietario parla a malapena e mi fissa con occhi spenti vitrei. Ho trovato la casa del mio avo Johan Coven. Nei sobborghi della città, non so come l'ho pronunciato. Carven, forse. La gente la evita, dice che è maledetta e che dovrei evitare a ogni costo di avvicinarmi. Beh, invece è proprio ciò che intendo fare. Domani per prima cosa farò un giro alla vecchia villa. Spero di trovare qualcosa. Un abbraccio, Carla Dietrich. Dietrich? Quello? Dietrich? Pulse. Sì, non riuscirò mai a pronunciare qualcosa in modo corretto. Soprattutto al primo tentativo. Volevo andare al piano di sopra, se riuscissi a ritrovare... ecco qui, perché il ragazzone qui non era proprio il tipo preferito di armi. Posso... no, il fuoco secondario non fa assolutamente nulla. Ok, comunque volevo un'arma pesante, perché secondo me... e potrei sbagliarmi ovviamente, ma secondo me sta per accadere qualcosa di molto brutto. Cosa succede? Tocca attivarne più di una forse. Era anche dall'altro lato? Possibile. Sì, esatto, era da entrambi i lati. Giustamente. Ok. Ci siamo persi nient'altro? Spero di no. E appunto. Prendiamolo da lontano. È sempre così lento questo affare? Ah, devo premere sia sinistro che destro. Ora ho capito come funziona. Ha molto più senso. Così ha molto più senso. Dimmi che tu hai delle armi migliori. No? Ok. Rimane... un bel danno qui. Direttamente devo sparare con sinistro e destro. Ok. Ci possiamo lavorare. Fucile a pompa. Bello carico. Ad ogni modo sì, mi sarei aspettato qualcosa di più cattivo. Quindi torniamo sulla nostra pistolina. Finora... non ci ha tradito. Tutt'altro.
Nazi. Ragazzi, venite da papà Blasco. In fondo sono morto. Che male posso farvi?